Buonasera, Oh, buonasera, finalmente questa attesa è vabbè, finita. la luce ci sta, La dai, luce, c'è stato tutto. Tutti nel fantasmagorico gruppo sì. Strano di più strano questo universo. di Twitch, più che altro il tavolo parla da sé. Allora, cosa abbiamo qui davanti? Cosa abbiamo? Abbiamo praticamente Tanto. tutto ciò che non fa parte dell'Italia, però A parte vabbè, questo, a cose parte completamente estere. Abbiamo un deepak giapponese. questo. Giapponesi, sì. Ma si sente bene l'audio? Sì, Sì, si come sente. non si sente. Abbiamo pack giapponesi di Yu-Gi-Oh! Della Premium Gold. Fare unboxing, dato che noi siamo definirci ludopatici. Ludopatici, sembra Ludopatici, giusto, mi cioè ci sembra piace più giusto. sbustare che giocare Solo effettivamente. sbussare, poi per il resto. Si sente benissimo, grazie Kevin. Il Grazie, Kevin. Bacione. mio moderatore, quando si vuole fare vivo, magari, grazie. Poi abbiamo pack giapponesi, pack questi sono inglesi, giusto Sì, quelli questi davanti, qua sono questi qua. inglesi, sì. Inglesi e poi abbiamo Idea Story Idea che chi Story, che nessuno conosce. Kevin forse Kevin, Kevin sì. se le ricorda perché l'avrà visto sulla pagina di Instagram. Perché praticamente Idea Story che cos'è? Gian Maria. Allora, è un gioco di carte collezionabili, quindi non giocabili, dove ritroviamo tantissimi personaggi, se non tutti, personaggi femminili degli anime e non solo, anche dei videogiochi. Anche di videogiochi, di posso dire solo anime videogiochi, abbiamo detto, e tutte quelle opere strane di light Sì, novel e quant'altro. assolutamente. I pack sono soltanto in cinese. Sì, In in cinese. cinese, Da sì. qui la mia domanda, Gian Sì. Maria. Qual è la storia che lega Di la tua persona alla conoscenza di questi? questo, Come hai scoperto? come ho Aspetta. scoperto, navigando nel web e nel magico mondo di AliExpress. Facciamo Quindi pubblicità anche ad AliExpress, un guarda giorno hai te. aperto AliExpress e hai Sì. detto guarda, ma chissà che cosa posso trovare di Andiamo, strano. esatto, e ho trovato questi pack cinesi. Che effettivamente hanno il Sì, loro. sì, sì. Quanti anni a testa ci abbiamo, Gianmarino? 50 anni a testa, Mamma mia, bra, mi hai 25 distrutto. anni a Sì, testa, sì. no? Diciamo che di roba ne abbiamo visto. Abbastanza, Io abbastanza. premetto di essere infognato sugli anime da relativamente poco, da un paio di Però, anni, ok? Però tu sei un grandissimo cultore, quindi, abbastanza, dai. raga, qualsiasi cosa, Gianmaria probabilmente Qualsiasi consiglio, domanda, conosce un bordello di diciamo che roba. molte cose le so. Ultimi anime non tanto, però se mi chiedete qualcosa di un po' più vecchio sono più informato. Momento. Elena, si è perso per la strada. Non lo sappiamo. Se lo Anzi, riesco. aspettate, attenzione, colpo di scena, uomo del momento. Ragazzi, sto arrivando. Ok, sta arrivando, proprio adesso ha risposto l'uomo del momento. La fumetteria sta arrivando. Sta arrivando la fumetteria, così presentiamo anche la fumetteria. No, adesso no. Ragazzi, eccolo qua, il fumetaro. Proprio, Prego, dove devo andare? fumetaro. Dove Faccia devo attenzione, questa è la sua apposta? seggiola. Attenzione, perfetto. Oh, buonasera. La camera principale è quella, quindi guarda lì. Siete. Oh, buonasera. Ciao mamma! No, c'è la tua Ah, ok, fidanzata. ciao Elena! Elena dice che non ha più i Peppe. timpani. Hai visto? È L'avevo perché detto. Peppe Peppe continua ad urlare. No, urlare. questo è Peppe. il Allora, mio dove tono di mettere a voce! 2 metri? Il Come mio metti tono il di microfono? voce! No, e lo devi abbassare, Mi devo perché mettere qui, solo tipo. quando parli tu schizza È l'audio. vero! Vedi? C'ho un Peppe, po'. non è come quando facevamo le live prima che No, dovevamo allora io per urlare. esempio il mio microfono. Niente. Delle live l'ho Lo regolato al ricordi? Ma minimo. spegniti, che Aspetta, abbassa il ce l'ho volume. regolato al minimo perché io non riesco a Ma come regolarlo. sei stupido? Non mi Ok. raccomando, abbassiamo il Aspetta, volume. usiamo il telecomandino che sta là a Non lo dire, che è so. scomparso. No, 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 È sta sul scomparso il letto. telecomando. Vabbè. Dopo. Allora, cosa abbiamo qui? Cosa abbiamo qui? Attenzione al capello. È il capello. Ok, questi qui li Allora, mettiamo un po' c'è più così. qualcuno che riconosce la silhouette. Allora, qualcuno che conosce questi personaggi? Dai, vediamo un attimino, prima di iniziare a parlare noi. Chi è questo personaggio? È Akeno di High School DxD. Oh, mo direte, che cos'è High School Oh, Peppe DxD? lo sa molto bene che Non è cos'è. vero, bello da molto. No, allora, High School DxD è, prima di tutto, diciamolo, è un genere ecchi. E va bene. Anche dalla figura si evince E che si lei è evince. molto, Oh, molto naturale, insomma. perfetto. Lei è Akeno, uno dei personaggi principali della serie.
questi altri due personaggi invece sono di Data Live. Cosa è Data Live? È sempre un ecchi, non quanto il livello di High School DxD, ma è comunque un ecchi. È Rin di Fate, Fate Stay Night Unlimited Blade Works, qualsiasi versione voi vogliate, a parte Fate Zero. Lei è Rin, uno dei master Fate. Fate, molto brevemente, ve lo descrivo per chi non lo conoscesse, ma molto brevemente, non è così semplice come lo dico io. Guerra del Santo Graal, ci sono 7 master e 7 servant, che sono degli spiriti eroici, ovvero eroi del passato che si sono rincarnati in queste creature che combattono tra loro e devono vincere per avere il Santo Graal ed esaudire un desiderio, ok? A loro scelta. Comunque Lancer, è troppo figo. Lancer. Ah, Lancer. Ok, lei invece è Mordred di Fate Apocrypha. Mi chiedono perché solo figure di donne. Beh, diciamo che è una passione. È una passione. Sì, no, ragazzi, non mi piacciono i personaggi maschili. Almeno per averli da collezione. No. Cioè, da figure, no, sono più rappresentativi questi. Passiamo alla protagonista, che è Saber. Quant'è carina. Quant'è carina. Questo vestitone, questa armatura. Cioè, l'armatura a coppo questi. Esattamente. Questa è sempre sì. Però questa è una versione che si vede solo. Grazie Peppe per aver spostato la camera. Prego. Gentile. Sempre a disposizione. Dicevo, questa qui è una versione particolare di Saber che è chiamata Saber Lily. Questa versione si vede solo in un episodio della serie di Fate, che è, se non sbaglio, di Unlimited Blade Works, e non è nemmeno proprio questa la versione, perché ci sono due versioni molto simili. Infatti qua sotto viene definito di Fate Grand Order, anche se in realtà su Grand Order non c'è particolare, perché, Fate è molto complicato. C'è una versione molto simile di questa di Saber che si vede in Unlimited Blade Works. Questa qui, a parte che è stata definita di Fate Grand Order, perché tutte le versioni di Fate, dei personaggi Fate, che non sanno dove collocarle, le mettono in Grand Order. Capisco. Però questa qui la trovate in un videogioco per PS Vita e PSP, che è Fate Unlimited Codes. Ok? Un gioco di Fate per la PSP. Wow. È tipo un picchiaduro. Più uno. Non si smette mai di imparare. Esattamente. E c'è questa versione di Fate che si chiama Saber. Voglio mettere pure nell'anime, è così bella. Questa qui, non vi so dire il costo però, perché me l'hanno regalata. Ma guarda che spada, oh, questa qui è limited edition giapponese. Wow. Cioè questa qui non la trovate più. Allora, c'è il drago bianco più blu. Non ti so dire, forse dal pack giapponese qualche drago bianco esce di qualche versione. No. Mostro? 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 Una che super. Super, è dell'archetipo che, nuovo. Che urs. Che urs. Adesso stiamo aprendo delle singole di Ancient Guardians. Singole di Ancient Guardians poi e abbiamo poi abbiamo Rise of the Duelist e poi abbiamo due pack giapponesi. L'ultima. Tre collezionisti. Un nuovo? È incredibile. Prevedo proprio una seratina. Prevedo proprio una seratina interessante. Ah, un'altra. Madonna, però, è un'altra super. Proprio. Un'altra, ma qua sono tutte super. Ultra Secret. Per Pendulum. Sì, perché era troppo forte. Un'altra super. Come si chiama? Soulfar Core the Elegance. Che bellissimo. È sempre del nuovo archetipo. Sì. Un'altra super. E niente, un'altra super. Cos'è? Epic Departure. Non la conosco. Dopo di questa espansione ne so poche niente. Il Melty Puffy. Infernoble Knight Oliver. Bello l'Infernobile. Un altro Melty Puffy. Oh, è una Ultra. Ultra, sì. L'altro Melty of the Forest. Roba. Vogliamo fare i due pack di Yu-Gi-Oh? Facciamo i due pack di Yu-Gi-Oh. Prendiamoli. Butta un po' di potere qua dentro. Butta un po' di potere. Vai.
Il Mystic Power. No, Peppe mo da sbustare. Sì, 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 ma sbusta tutti. Quasi un pacco simile. Raga, mi sta venendo un... Vai, vai. No. Cos'è? Parallel, ah, non so cosa sia. Un'altra parte. Ragazzi, questa cosa è stata così sbrilloccia. Io vorrei guardare, cioè, guardate. Cosa, che cacchio è? Guarda, come fa, guarda. Che si vuole pigliare la cartina. Nelle caramellate, grazie per l'iscrizione. Io non sappiamo. Le pensavo che probabilmente sono quelle lì tipo limitate e danno anche le fumetterie. Non lo so. Però è molto particolare. È diversa. Andiamo a vedere un attimino meglio. È diversa. È diversa. Vado. C'ha la scritta pure diversa. Non l'ho mai vista. C'ha anche la scritta diversa, è dorata. Tra è mutra. Molto bella. Attenzione, la Secret è una Secret, oh, vedi che c'erano, vedi che c'erano le cose. È goattissimo, è bellissimo. Porca miseria, guardate il live, no, che bello. Ma c'è, mo ti sbloccato il potere, mo te il potere è buono. Dovrebbe essere un'altra Secret, eh? Questo è il nobiluomo nuovo che ancora deve uscire. Quella che ti banna le carte dal deck. Bellissimo, ma ragazzi. Questa è Secret. Questo è Secret. Fa vedere il nobiluomo. Ma hai sbustato tutte e due le Secret tu. Ma questo è il nobiluomo nuovo. Questo può valere tanto. Ma è bellissimo. Niente, ragazzi. Il valore è... Non so se è già uscito o ancora deve uscire. Ma questa è proprio bella. Una bella carta. Il nuovo nobiluomo, ragazzi. Molto bello. Bello. Wow. Bella comunque. Fa vedere anche l'altra. La sacerdotessa, la non mi ricordo come si chiama. Queste due sono state le Secret, ragazzi. Allora, questa è sempre Asuna al Fame Online. Ok. Questa, questa è una Asuna versione estiva. Classica Asuna. Molto bella, piena di dettagli. Questa qui. Però questa è molto più. Lavoro conosceranno in pochi. È una figure di una versione ufficiale di Asuna della terza stagione. Che si vede, se non vado errato, comunque primi episodi o il primo e il secondo episodio, si vede solo in una scena. Questa è la versione di Asuna di Gangale Online, ok, che si vede però nella terza stagione, che non c'entra Gangale Online. Incredibile, giapponese, super. Molto bella questa. Vabbè. Molto molto bella. Da qua il vestito come sta bene. I dettagli facciamo vedere. Giro e faccio il capello è tipo semitrasparente, si vede, si vede benissimo. Dai, guardate i dettagli. Bello. Del vestito assurda, bellissimo. Tanta tanta roba, ragazzi, fatta bene. Questa è una versione natalizia, bellissima, molto carino, molto simpatica. Che sono uscito ultimamente. Altre tre. Ultimamente questa anche acquistata da Magicomics. Bella sto dettaglio della spallina, veramente figo. Da sotto c'è il costume sempre. Sì. Versione angioletto, questa acquistata al Comic Con. Bella. Questa è la versione classica di Rem, la cameriera. AliExpress 35 euro. No, perché all'inizio abbiamo parlato anche del discorso AliExpress. Molto bella. Questa qui è l'altra particolare che vi dicevo. Perché questa qui è particolare? Anche se voi direte, Angie Maria, cosa c'è? Non ha niente. Esatto, di quello che ho detto, quello che ho detto io da, cioè, da profano. Io cosa di particolare? Io cosa di particolare? Vai, dimmi. Non ha le scarpe. No, no, quella no, pure no, non ha le scarpe. Ah, è giapponese. Re Giappone.
Ok, quindi è importato direttamente dalla... dal Giappone. Ragazzi, le promo. Ah, le promo. Abbiamo le promo. Le promo? Le promo? Abbiamo le promo. Due pacchettini anonimissimi, ma sono le promo quelle. E niente, quindi adesso ragazzi, alla promo può uscire anche la, la doppiatrice, prende la carta di una doppiatrice famosa giapponese, di un personaggio. Non so cosa uscirà qua dentro. Io sono molto emozionato. Devo aprire tutto al contrario perché sta su. Vabbè, no, l'apro diretto, dai, perché tanto si vedrebbe la statistica dietro, quindi. Vai, 3, 2, 1. È lei. Vai. Mi sa che è una... doppiatrice? È una? No, no. Non è una doppiatrice. Chi è? Però è molto, molto bella, ragazzi. È un personaggio. Chi è? Ma che figata. Muse? Muse Das. Muse Das. È una promo, PR, ragazzi. Wow, che bella! Una pre, è una promo rare, sì. Oh. 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 Yeah. Ah, questa io ho paura! Troppo silenzio, troppo silenzio. Chi è? Oh. Che cazzo è? StarCraft. StarCraft 2? Mamma cosa? Mia! Una carta di StarCraft. La paladina di StarCraft. Che mamma cosa? Mia, ragazzi. Non me lo sai tu, quanta dico, roba. Di tutto, ma non StarCraft. Tanta roba. C'è anche l'erba di Warcraft. Gianmarie, non è possibile. Mi è uscita una piccolo, un piccolo contorno. Ed era dorato. Mannaggia la miseria, mannaggia. Mi è uscito un piccolo spoiler. L'ultima, ma ragazzi, è l'ultima. L'ultima, l'ultima. Sì, da qua, cioè da dietro. Ok. Allora. Mamma mia, che è meglio, mare. Signori di mare. Dove la mettiamo la... Sì, tutto là, poi dopo leviamo man mano. Wow, madonna, come sono scivolose. Ok. Oh, super bello. Carina. Cioè, Mario, io ti voglio bene. Ci metterò tutto il mio potere. Ok. Ah. Vai, vai. Vuole vedere per bene. Oh, okay. Però, ok, ok. Metti a fuoco, Gianmarì. Trema. Ah, ok. Oh, super, super rare, però, signori. Ma volevo spostarti qualche rare. Cosa di... Questa è la super rare. È quella di Darling in the Franks. Peppe, sicuramente conoscerà qualcuno. Vai. Live con the years of live per raro verrà love live tizia dai capelli rosa che non conosco, un'altra super rare. Ecco curiosa, ma love live non lo conosco, non conosco questa anime. E vai! Oh, ma c'è proprio il potere in questo mamma gioco! Mia. Nezuko! Minchia. Bella sta Nezuko, bella! Oh, mamma mia, Peppe, l'emozione! No, hai fatto tu! No, sei stato tu! Vai, Peppe, va. Caccia pure Tanjiro! Tanjiro! Uno! Due! Mamma mia! Oh, cacchio, Peppe! Ho visto roba! Asuna! Asuna! Ma quello che c'è tutto, mamma mia! Signori, che stai spostando? Aspetta, bravo, ferma. Vabbè, io vado, dai. Vai. Ok, l'altro Rin. Rin? Questa è una delizia. Non nomino. Mi caso, dai. Oh. Ah, super rare. Cosa? Oh. Oh, super rare. Che bello. Oh, questo è di Beat. Eh sì, che carino. Eh sì, Elias Viel. Elias Viel. Bomba, guarda il camo che esce a dentro. Dai, esce a spostare dell'arma. Siamo. Ok. Terre Murlo. No, è l'arma di Kaguya-sama. Mi sembrava un personaggio diverso. Ma
Però vado, come puoi venire in party? Oh cacchio. Adesso capello mezzo biondo mezzo. Aspetta, ma questo l'ho visto. Di che cazzo è? Non lo conosco. È qualche videogioco, mi sa. Sì, questo simbolo. Non lo so, fra. Però è una super super. Sì, sì, quindi ci metterà. La bustina. Scritto è SSR. Dorata. Vedi, è dorata. C'è contorno. Anche scritto SSR. Super raro. Vabbè, è già uscito. Estia. Estia è uscito. Che bellino. Vale. No, è il numerato boss. Me la sto chiamando, Me la sto chiamando. È super super. Oh cacchio. Oh cacchio. No, l'ho vista. L'ho vista da dietro. No. Bella. Che bella. Mamma mia. L'aveva chiamata. Oh, l'aveva chiamata. E niente, è partito. Addio. La chiamata che sì, assurdo, sì. Okay, c'ho un super potere. Serram. Dove? Ah, è la, quella che sì. Oh, carina. No, comunque le artwork sono bellissime. 2B! Bella! Visto che figa. Super rara 2B. Ok. È super super rara. È super super rara. Grand Order. E chi è questa? Mi sfugge il nome, cacchio. Era la protagonista di Fate Grand Order. Che culo di me. Io vorrei che ti uscisse la Dragon Maid. Guarda, è super rara. Non è super rara. Bellissima. Un'altra taiga. Oh, è di fate. Ah, meno male, non è super rara. Sarà la promo, però. Noi la promo non sappiamo. Le promo pure sono tutte. Non la conosco. È super, super, super rara. Tu dici? Sì, sì. Oh, cacchio. E se parto aspetta, dalla aspetta. Super, super rara. Fammi sistemare un attimo. Non voglio creare casi. Abbiamo una trainer dei Pokémon. Una trainer dei Pokémon. Non la conosco. Non la conosco. Kantai Collection. Quella che mi piace per più. E di Dead Alive! Hai visto? Oh mio Dio! Yeah! Oh mio Dio! Ma io sono nato per questa roba! No, infatti. È lei? Aritsuki! È lei? Ma no, Itsuki. È Itsuki! È quella che mi piace a me di Quintessential. Ci somiglia, ma non lo so se è lei, però secondo me è lei. No, è lei. Quelle dovrebbero uscire quelle. Oh, oh, Nezuko. 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 Oh, Nezuko. Un momento. Così. Nezuko. Oh. Facci piano, Nezuko. È super rare. Super rare. È una promo? Ma sai, io qui ho paura. È un doppio, una doppia. No, questa è Asuna. Questa è Asuna promo. Oh, Atena! E Atena di Corino! Atena promo! Atena promo! Aspettato, io no! Fermi! Che si deve mettere a poco bene! Madonna quanto cacchio è bella! Mamma mia! PTR! Promo! Mamma, spettacolo di Sensei, spettacolare! Mamma mia! Peppe, ma fa scherzi. Peppe, non fa scherzi. Super. Canao! No! Attenzione. A parte Demon Slayer. Un'altra Slayer. Demon Slayer, un'altra colonna. Mi piace.
Un'altra grazie. Cosa. Grazie. Grazie. Grazie Giappone che produci questa roba. Mamma mia. Oh, quello no di No Game No Life. No. Parte la coppa, Gianmaria, ma quello colore è la super super rare. Colore di capelli. Non è la promo, eh? Uh-huh. Oddio, come si chiama? Quella che è la terra. Fanno un sacco di meme. Sì, quella che è tipo la terra. Rappresenta la terra, sì, ho capito. La terra, il pianeta Terra. Ma che cazzo? È un anime, mo non mi sfugge il nome. Sì. Bella proprio. Bella però, fatta veramente bene. Matoi. Bellissima. Okay. Matoi. Fallo vedere bene che sta merita. Ma dov'è? È tutta nera la carta. Sì. Bellissima. E poi ci sta dicendo che c'è qualcosa lassù. Infatti è una super super rare. Oh. Olle. Sakura di Naruto. Sakura di Naruto. Bella. Bel disegno. Vero. Apposta per questo, questo non sono tipo attori recita qualche scena, no, sono rifatti proprio da questi autori, da disegnatori. Cioè tipo sta in Baramanga Sakura, però lei questa è la carta più bella che è cresciuta. Bella. Mamma mia, Goat. Asuka Goat. Ci sta. Bisogna vedere questa. Però stava solo a questa, sta pure sulla copertina del box. Questa è questa è proprio per te. Questa è stata la prima carta che ti è asciuto per te. Vediamo anche le promo, ragazzi. Massimo. Questa c'ha Extreme. Deve essere potentissimo. Bellissimo, Starcraft. Ma se mi aspettate un videogioco come Starcraft che trovo qua dentro. Assurdo. Veramente assurdo. Mamma mia. Bellissimo. Bellissimo. Ragazzi, grazie a tutti per aver visto questa live. Buonanotte. Grazie a tutti. Ciao. Un saluto dalla Pometteria Magicomics. Un saluto da Refandore. Seguite la Magicomics di Peppe, che è la sua pometteria. Esatto. I canali se loro. Riuscite a lasciare un'iscrizione. Noi, Dark Gamer, su Instagram e Facebook. Alla mia band facciamo cover di anime. YouTube. E molto divertente. Veramente sono molto divertente, la replicheremo. Ok, facciamolo insieme. Tutti in tonalità. È stato divertente. Ok. Uno, okay. Due, tre. Così in questo orario. È stato divertente giocare in allegria. Bravo. Uno, due, tre. Uno, due, tre. È stato divertente giocare in allegria. Però facciamolo a tempo. Ok. Ma tutti insieme ora. È difficile. È stato divertente giocare in allegria. C'è un sole inconveniente che il tempo vola via. Addio, addio, amici, addio. Addio, ci dobbiamo lasciare. Ma ehi, io dico che è okay. Io non vedo l'ora di tornare. Voglio ritornare. Okay. Addio. Va bene, sì. Va bene. Ragazzi, è stato bellissimo. Grazie a tutti. Buonanotte. Bye bye. No, chef.